L'episodio di ieri è gravissimo, ma sono fiducioso che, come già accaduto in passato, perché Napoli vanta una straordinaria autorità giudiziaria e forze dell'ordine, la squadra mobile, con tempi dovuti e investigazioni, riuscirà a chiarire questo episodio. Lo ha detto il capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini, questa mattina in occasione della realizzazione della sezione giovanile Fiamme Oro della polizia a Rione Sanità, commentando il ferimento dei due operai avvenuto nei quartieri spagnoli. Giannini ha parlato proprio di legalità in un altro quartiere difficili come Rione Sanità. Intanto proseguono le indagini della polizia per risalire agli autori della sparatoria. Al momento sono 4 le persone già individuate dagli investigatori. Sarebbero stati loro l'altra sera in sella a 2 scooter a sparare contro i 2 operai, Enrico De Maio e Vittorio Vaccaro, colpiti mentre smontavano un ponteggio. Secondo le prime ricostruzioni, 2 uomini che non avrebbero alcun rapporto con ambienti malavitosi stavano eseguendo dei lavori in vico lungo San Matteo ai quartieri spagnoli. Quando sono arrivati sul posto i 2 scooter, uno dei passeggeri avrebbe sparato all'impazzata con una pistola, esplodendo più colpi in aria, come avviene di solito in una stesa. Forse per errore, quindi, dei proiettili avrebbero colpito i 2 operai, ferendoli. Uno di loro, De Maio, è in gravi condizioni dopo un delicato intervento chirurgico nella notte per le lesioni al fegato provocate proprio dal proiettile.